bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo umilissimo ma spero utilissimo video per Michele Tutto Tech. Intanto ragazzi, allora il mio canale è veramente piccolissimo, supportatemi iscrivendovi al canale che è assolutamente gratuito, non vi costa niente, ovviamente YouTube ci dà ancora la possibilità di seguire le cose in maniera gratuita, quindi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e commentate il mio video in modo da aiutarmi a crescere, perché il mio canale è veramente piccolo ma ci tengo tanto e quindi vorrei crescere sempre di più e portarvi tantissimi video di informazione e soprattutto anche di utilità come questo, quindi mi raccomando, ci conto Allora, argomento di oggi molto semplice, andiamo a vedere come sostituire una batteria di un MacBook, la batteria di un MacBook. In questo caso andremo a sostituire la batteria di un MacBook Air del 2015 che mi è stato mio compagno di vita per tantissimi anni. Ora chiaramente l'ho cambiato, però lo voglio comunque tenere perché è un pezzo della mia storia universitaria, gli voglio tantissimo bene, però la batteria purtroppo dopo 7 anni non ce la fa praticamente più, quindi ho deciso di acquistare una batteria nuova e cambiarmela da solo e facendo un bel video tutorial in modo da fare in modo che anche voi possiate cambiarla, ma è veramente un'operazione molto semplice, non servono particolari competenze in ambito tecnico o particolari competenze in ambito di chissà cosa, basta semplicemente un po' di buon senso e soprattutto un po' di attenzione, perché essendo componenti elettronici è molto facile andare a fare dei danni, ma ripeto è veramente molto semplice da fare e adesso lo andremo a vedere. Mi raccomando, se volete acquistare la stessa batteria di questo MacBook, vi lascio qua sotto in descrizione, sotto la descrizione del video, vi lascio il link dove acquistare la batteria e il prezzo è veramente molto buono perché si tratta di, mi sembra, non mi ricordo, 55-56 euro, ma è una batteria molto performante e quindi vi consiglio assolutamente di acquistare questa se voleste per caso anche voi cimentarvi nella sostituzione della batteria del MacBook Air. In questo caso il MacBook Air è un MacBook Air sigla A1466, quindi un 2014 che ha ancora delle buone performance, cioè non è il computer, non è il Mac per fare rendering video chissà cosa, però per navigare su internet, per guardare mail da portare in viaggio è ancora veramente ottimo, quindi ho proprio deciso di cambiargli la batteria proprio per fare in modo che risulti ancora utilizzabile al 100%. Bene, possiamo partire con il video tutorial, vai! Ed eccoci, siamo pronti per andare a sostituire la batteria del nostro MacBook Air da 13 pollici, in questo caso è un mid 2014, ma come ho detto nell'introduzione del video, chiaramente è necessario scegliere il tipo di batteria adatta a seconda del MacBook Air del quale si vuole andare a cambiare la batteria. E allora, intanto vi dico, ve l'ho già detto, vi lascio qui sotto in descrizione il link per la batteria corretta per questo MacBook, che ha un costo veramente molto buono, si parla di circa una cinquantina di euro e ho guardato diverse recensioni ed è quella, diciamo, che ha le caratteristiche migliori e anche e soprattutto quella recensita meglio, che è molto importante. Allora, intanto abbiamo il nostro MacBook che, come potete vedere, è un po' rovinato, ma perché è stato usato veramente tanto, e andiamo a togliere tutte le viti. Allora, mi raccomando, queste due, questa vite e questa vite, quelle due superiori, quindi questa e questa, sono diverse, sono più lunghe, quindi state attenti, mi raccomando. Io sono sempre quelle che svito per prime. Vedete, questa è lunga. Quest'altra è lunga, ok, mentre invece tutte le altre, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono corte, quindi mi raccomando, non ci sbagliamo. Io solitamente quando le vado a togliere le lascio sempre vicino al punto in cui le ho tolte, così sicuramente non mi vado a sbagliare. Sono tutte uguali, quindi se anche le andiamo a mischiare non è un problema, però mi raccomando fate attenzione a non andare a invertire queste due, perché quelle due sono quelle che hanno anche dei sensori, quindi se noi le andiamo a sbagliare il Mac non si accenderà perché hanno dei sensori di dei contatti, dei sensori comunque elettronici, quindi mi raccomando non ci andiamo a sbagliare. Dopo aver svitato tutte le viti, mi raccomando ricordatevi sempre queste due sono più lunghe, non vi sbagliate, possiamo andare ad aprire la scocca inferiore del nostro MacBook semplicemente infilando le dita nella fessura dalla quale esce l'aria del circuito di raffreddamento, andiamo a tirare verso l'alto, si sentirà un click
e possiamo andare a togliere la nostra copertura. Come vediamo, ogni tanto andrebbe anche puliti. Vedete come sono sporchi? E io qui ho la mia bellissima, il mio bellissimo Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini. È veramente una figata perché permette, è un po' rumoroso, però permette di andare a pulire in maniera veramente molto efficiente tutte le componenti interne dei computer. Quindi andiamo, forse non mi sentite, ma andiamo a dare una bella pulita anche alla scocca. Quindi andiamo a pulire bene la scocca, anche a togliere, olè, abbiamo tolto tutta quanta la polvere, la mettiamo, la scocca la mettiamo da parte e andiamo a dare una pulita anche all'interno del nostro MacBook Air, specialmente nella zona della ventola. Io comunque resto sempre sconcertato da quanto sono piccole tutte le componenti interne. Sono veramente, i MacBook sono proprio lo stato dell'arte da questo punto di vista, sono proprio un'ingegnerizzazione perfetta. Bene, ora dobbiamo andare a togliere la batteria. Mi raccomando, dobbiamo sollevare questo piccolo connettore e andare a tirare verso di noi, mi raccomando, quindi tiriamo in questa direzione, da questa parte. Mi raccomando, non tiriamo verso l'alto, non tiriamo verso l'alto, ma tiriamo verso di noi in modo che il connettore si vada a staccare. Andiamo a staccare così la batteria. Se tiriamo verso l'alto rischiamo che il connettore si rompa e quindi abbiamo finito di giocare. Poi la batteria del MacBook è tenuta da 5 viti, 1, 2, 3, 4 e una 5, che hanno due dimensioni diverse. Allora, abbiamo le viti, quelle, questa, quindi una e una 2, che sono di una lunghezza diversa, mentre invece una, due, cioè sono di una lunghezza queste due, una, due, tre invece hanno una lunghezza leggermente diversa, quindi io le metto da parte sempre stando attento alle loro dimensioni. Quindi so che queste due hanno una lunghezza di un certo tipo e le metto qui, le altre invece che hanno una lunghezza diversa le metto da un'altra parte. Scusate, non è tanto la lunghezza ma proprio anche la dimensione è differente. Vedete, queste sono più lunghe, quindi mi raccomando, stiamo attenti. Discorso di prima del case: se sbagliamo ci potrebbero essere anche dei micro switch all'interno che vanno a impedire poi dopo l'accensione dei nostri MacBook. Poi com'è che non funziona? È perché semplicemente ho sbagliato a mettere le viti. Ok, dopo che abbiamo tolto tutte le viti possiamo andare a scollegare la batteria, cioè a scollegare, a tirare la batteria. Allora, la solleviamo da questo punto, quindi la solleviamo da qua, proprio da di fianco al connettore, solleviamo la batteria e la mettiamo da parte. Chiaramente, vedete, proprio, è proprio bella sporca. Chiaramente io non ve l'ho detto, la batteria la cambio perché la durata era praticamente quasi esaurita. È un Mac che ha 7 anni, quindi ci sta anche che la durata non sia più quella originale. Andiamo a dare un'altra pulita interna perché ce n'è bisogno, specialmente in queste zone. Già che ci siamo, facciamo anche una breve panoramica interna. Allora, hard disk SSDM2 proprietario, chip per wifi e bluetooth, processore, memoria RAM non mi ricordo dov'è, da qualche parte, e abbiamo qua la ventola per il raffreddamento. Molto banale, molto semplice. Allora, passiamo alla batteria. Io ho comprato questa BR Tong Professional Laptop che a vista e a detta di molti è la batteria migliore che ci sia in commercio per quello che riguarda il MacBook Air. Come vi ho detto, vi lascio i dettagli della batteria in descrizione di questo video, così eventualmente se siete interessati anche voi la potete acquistare. Allora, andiamo a metterla. Ok, stiamo attenti a non sbagliare lato, ovviamente. Allora, una volta che l'abbiamo messa in diciamo a posto, io installo sempre prima la vite centrale, così la teniamo diciamo ferma, e poi dopo vado ad avvitare in maniera a croce, quindi a X, vado ad avvitare le altre quattro. Ok,
Allora, centrale inserita, poi andiamo ad avvitare in maniera, diciamo, a croce, andiamo ad avvitare le altre quattro, quindi avvitiamo prima questa, che è quella lunga, poi andiamo a prenderne una corta, che vi ricordo erano quelle due in basso, andiamo a mettere una corta che serve ovviamente un cacciavite diverso, come vi ho detto prima, andiamo a mettere una corta e la mettiamo in basso a sinistra, quindi in maniera, diciamo, diametralmente opposta rispetto a quella che abbiamo appena installato. Poi, siccome ho già questo cacciavite in mano, prendo la sua corrispettiva in basso a destra e poi, cambiando cacciavite, vado a prendere l'ultima rimasta, quindi quella in alto a sinistra. Ok, avvitiamo anche questa. Una volta che le abbiamo avvitate tutte e cinque, le abbiamo saldate bene, possiamo andare a reinserire il connettore. Mi raccomando, anche in questo caso facciamo molta attenzione, perché in realtà sono connettori molto delicati, quindi dobbiamo andare a, con delicatezza, andarlo a reinserire e spingere. In questo caso prima abbiamo tirato, adesso tenendo la linguetta verso l'alto qui andiamo a spingere in modo che il connettore si inserisca bene all'interno del suo alloggiamento. Perfetto. Una volta che abbiamo fatto questo, possiamo andare a richiudere il case, quindi facciamo ovviamente le operazioni inverse rispetto a quelle che abbiamo fatto prima, quindi dal basso verso l'alto andiamo a rimettere a posto il nostro case e poi andiamo a reinserire le viti. Abbiamo finito, adesso non ci resta altro che vedere se il nostro MacBook si accende. Perfetto, allora io non l'ho ancora acceso, al momento della verità lo proviamo ad accendere insieme. Ok, si è acceso. Perfetto, quindi direi che anche in questo caso la sostituzione batteria è avvenuta in maniera corretta. La procedura da fare è relativamente semplice, cioè non ci vuole un grandissimo impegno dal punto di vista di conoscenze tecniche. Ovviamente bisogna stare un po' attenti perché ci sono delle componenti delicate, quindi andare a evitare di toccare cose che non vanno toccate. Bene, fatto. Bene ragazzi, come avete visto la sostituzione è stata abbastanza semplice, non ci sono come ho detto all'inizio, non ci sono particolari necessità o particolari skill richieste per fare questa operazione, solamente un po' di buon senso, una superficie piana, i cacciaviti adatti e 5-10 minuti di lavorazione manuale, ma ripeto, niente di che. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale, vi prego, se lo volete fare, a me fate veramente un grandissimo favore perché e mi aiutate, perché sono molto piccolo, ma mi piacerebbe sempre crescere e è un po' che non pubblico perché ho avuto tante cose da fare, non è il mio lavoro questo purtroppo, e quindi è una passione che ho, ma cercherò di essere sempre più presente sul mio canale, perché vedo che comunque i pochi video che faccio comunque vi piacciono, quindi per me è una cosa molto importante. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato utile, e ci vediamo la prossima volta, al prossimo tutorial. Ciao da Michele Tutto Tech.